Altra Paradigm 6, che scarpa è, per chi è, che caratteristiche ha? Innanzitutto iniziamo col dire, Altra Running è un'azienda specializzata in scarpe da running che esiste sul mercato da circa 15 anni, la cui caratteristica principale è di fare scarpe con la parte anteriore più larga. Altra Paradigm 6 è la scarpa da strada più ammortizzata di Altra, si può usare anche per leggeri sterrati. Quanto è cambiata nell'ultimo aggiornamento? Beh, questa è la Paradigm 4.5, questa è la Paradigm 6. Un cambiamento molto importante dal punto di vista estetico, come si può notare. Subito vi do un punto di vista da chi conosce le Altra da 10 anni come me. Questa linea esterna non rappresenta la linea interna. Tutte le scarpe Altra hanno il differenziale zero, quindi la linea interna non sarà questa che vedete evidenziate esternamente. Questo è una ricerca estetica, è un design che non corrisponde alla posizione del piede all'interno della scarpa. Le principali novità di Paradigm 6 è cambiata l'intersuola, molto molto morbida, al limite forse del troppo morbida. La scarpa quindi è anche molto alleggerita. A mio avviso hanno migliorato ancora la conchiglia. Le scarpe Altra si caratterizzavano per avere una conchiglia un po' più larga una volta. Adesso invece tengono bene, anche nella zona qui per chi ha la parte posteriore del piede molto stretta, rimangono sempre molto spaziose nella parte dell'avampiede, dal metatarso in avanti, molto fascianti però al centro. La suola anche è cambiata, ha preso diciamo le caratteristiche della suola che aveva la Torin, mentre la vecchia Paradigm aveva una suola diversa. Queste sono le linee di flessione di cui abbiamo parlato nella intervista Instagram con Giorgio Garello di qualche settimana fa, che sono molto molto importanti per darvi spinta. E finisco per dire, per chi è la Paradigm, è una scarpa per tutti. Attenzione però ai chilometri percorsi, perché l'intersuola molto morbida potrebbe favorire un invecchiamento precoce della scarpa. Questo è da monitorare. Al momento non ho dati dai clienti in questo senso ed è una scarpa per lenti, ma direi che la sento abbastanza reattiva e quindi anche per cose più veloci. Come sempre, secondo me, qualsiasi scarpa è da alternare, quindi da usare in combinazione con altre scarpe. Quindi per chi usa l'altra Paradigm 6, consiglierei da usare in combinazione con una scarpa un filo meno ammortizzata. E magari con un drop normale o intermedio tra i 5 e i 6 mm, così da alternare una scarpa con 0 drop a una scarpa con 5-6 mm di drop, e da alternare una scarpa con uno stack alto come Paradigm a una scarpa con uno stack un po' più basso, in modo da non perdere le proprietà dei nostri piedi.